Nella sede della Giunta regionale a Palazzo Raffaello di Ancona si è tenuta la consegna da parte di Poste Italiane di 25 computer rigenerati nelle loro componenti hardware a 18 istituti scolastici dislocati in tutte e cinque le province marchigiane che hanno aderito al progetto Computer Insegna, finalizzato all'insegnamento individualizzato degli alunni con disabilità per favorire l'integrazione scolastica, lavorativa e sociale. Il software, realizzato nell'ambito delle attività del Centro Regionale di Ricerca e Documentazione sulle Disabilità, viene gestito dalla Regione e consente di valutare le potenzialità dell'alunno diversamente abile attraverso l'utilizzo del PC nella didattica. Ad illustrarci l'iniziativa è stato il responsabile del Polo Tecnologico Area Centro-Nord di Poste Italiane, l'ingegnere Roberto Scarani. L'iniziativa riguarda una politica di responsabilità sociale che abbiamo dato con l'azienda ormai da tempo. E sono percorsi che abbiamo ormai istituzionalizzato, nel senso che abbiamo già ripetuti con più associazioni e con più enti e con più istituzioni. Oggi ragioniamo con questi computer che andranno a scuole per l'insegnamento per la disabilità, sostegno alla disabilità. Sono iniziative, secondo me, di rete, di fare rete sul territorio, cose che sono utili tra istituzioni che stanno sul territorio. Noi doniamo questi computer che sono oggetto di rinnovamento tecnologico, quindi li andiamo a sostituire con macchine di generazione più recente, però sono macchine più che fruibili, tant'è che sono ancora in grandissima parte presenti nei nostri uffici direzionali. Il riuso è un concetto importante, soprattutto in questo periodo storico, e noi cerchiamo di portare il nostro piccolo mattoncino alle istituzioni e a chi ne ha bisogno.